Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo workshop di Codemotion Kids. Io sono Sara e oggi pomeriggio insieme per i prossimi 40 minuti andremo alla ricerca di bug. Prima di iniziare, voglio introdurvi un pochino all'attività che andremo a fare. Sicuramente non andremo alla ricerca di insetti, ma andremo alla ricerca in qualche modo di qualche piccolo errorino che va ad intrufolarsi nel nostro codice e non ci permette di avere una programmazione limpida e quindi di avere dei risultati all'interno del nostro codice che siano apprezzabili. Come vi ho detto, parleremo di codice, quindi parleremo di coding e lo faremo attraverso una piattaforma di Scratch. Prima di iniziare, aspettando che qualcun altro si connetta, io vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social, quindi andate a cercarci Codemotion Kids sulla nostra pagina Facebook o su Twitter, dove avete anche la possibilità di mandarci i vostri progettini, perché ciò che noi faremo oggi, lo scopriremo fra un pochettino, sarà di andare a creare insieme dei giochi e quindi creare e progettare in gruppo qualcosa. Quindi vi invito già da adesso, se ne avete voglia, finito il workshop, di mandarci attraverso la nostra pagina Facebook, soprattutto i vostri progetti remixati di Scratch. Vi ho già parlato di Scratch, vi ho già detto che ci occuperemo di coding. Vi chiedo se avete la possibilità di scrivere in chat se qualcuno di voi conosce già questa piattaforma famosissima che ha come protagonista il gatto. Purtroppo non possiamo parlare vocalmente, ma ci possiamo confrontare attraverso una chat. Quindi se qualcuno di voi vuole intanto provare a scrivermi se conosce già questa piattaforma, in modo da tarare anche un'attività che andremo a fare. Come vi dicevo, affronteremo vari temi all'interno della piattaforma di Scratch. Vedo che mi state rispondendo, qualcuno di voi la conosce già, altri la conoscono un po' meno. Non vi preoccupate perché passo passo io proverò ad indicarvi tutti i passaggi fondamentali che ci servono per muoverci in questa piattaforma meravigliosa. Allora, avevo pensato di proporvi un'attività creata da me, dimostrarvi il suo funzionamento e di scoprire insieme a voi quali possono essere gli errori che sono nascosti all'interno di questo giochino banale che io sono andata a creare. Quindi, per far questo, io condivido subito il mio schermo in modo che voi vediate, ecco qui, che vediate la mia schermata. Allora, questo è il gioco che io ho creato per agire direttamente sul mio gioco. Io adesso vi condividerò in chat anche il link al collegamento in modo che voi possiate vedere anche sul vostro schermo, anche senza stare a guardare questo qui della nostra piattaforma, e possiate andare addirittura a remixare il gioco, che vuol dire a partire dalla base che io vi sto mostrando e a fare delle modifiche per migliorare l'aspetto di questo videogame. Ecco qui, vi ho condiviso il link del progetto. A questo punto voi avete la possibilità sia di guardare all'interno del codice di Scratch e sia di metterlo in esecuzione subito schiacciando il classico bottone di via di Scratch, che è la nostra bandierina. Allora, guardate un po', io lo metto a schermo intero e vedete che sta succedendo già qualcosa di strano. Allora, abbiamo il nostro personaggio principale che troviamo qui, il nostro micio di Scratch, che si muove in modo un po' particolare. E quando io vado ad azionare le frecce di direzione, lui si muove
Si muove anche un altro personaggio che è questa nuvoletta che io vedo rimbalzare a destra e a sinistra del mio schermo e si muovono anche queste goccioline che ho programmato in qualche modo, lo scopriremo fra un pochettino, precipitando dalla nuvola fino a terra. Qualcuno di voi, così a primo impatto, sta notando già dei bug di funzionamento di questo gioco? Provate a scrivermelo in chat. E fra un pochettino vi svelerò anche il codice, perché dovete sapere che la maggior parte delle persone che vanno a scovare i bug all'interno dei programmi, dei videogiochi, anche quelli un po' più complessi e più famosi, lo fanno andando a spiare dentro il codice di quello che succede. E con Scratch è possibile farlo sempre, perché Scratch è una piattaforma libera in cui noi possiamo unirci a una community semplicemente iscrivendoci, quindi andando a schiacciare sul pulsantone che vi viene fuori qui in alto. Io adesso sono già dentro il mio account, ma se voi ci entrate per la prima volta nella pagina di Scratch che è scratch.meet.edu, questa qui che vi ho già condiviso. Avrete la possibilità di unirvi a una community di Scratch, quindi di iscrivervi e di entrare a far parte di questo grandissimo gruppo di persone che programmano e condividono i propri lavori. Allora, vedo intanto che stanno arrivando i primi commenti. Allora, c'è Tania che ci dice: il gatto non torna indietro, le gocce non si fermano, penso proprio che ci sia un bug. E ci dicono anche che le gocce vanno sottoterra, cioè ci sono vari problemi in questo caso che bisogna risolvere. A prima vista, comunque, la prima cosa da fare è agire sui comandi del gatto, cioè se ci fate caso, questi movimenti che lui sta facendo ripetutamente non sono poi così naturali. Quindi, la prima cosa che io andrei a sistemare, se siete d'accordo, sono i suoi movimenti, farlo stare un po' più tranquillo, povero micio. Ok, allora per iniziare a guardare i comandi che ci sono, dedicati ad ogni singolo personaggio, vedremo fra un po' come sono organizzati. Schiaccio su guarda dentro. Una volta premuto su guarda dentro, allora vi ingrandisco i comandi in modo che voi mi vediate meglio. Ecco qui, una volta andati all'interno del codice, noi vediamo che la piattaforma di Scratch è divisa in tre sezioni. Abbiamo una sezione qui sulla sinistra, dove noi vediamo raggruppati tutti i comandi che possiamo usare all'interno della piattaforma di Scratch. Quindi abbiamo nel cassettino azzurro tutti i comandi di movimento, nel cassettino viola tutti i comandi dell'aspetto, cioè il modo in cui si mostra questo personaggio. Qui possiamo scegliere gli outfit dei nostri personaggi. Poi abbiamo il cassettino dei suoni, che ovviamente ci faranno programmare la riproduzione dei suoni, oppure abbiamo i comandi di situazioni. I comandi di situazioni sono dei comandi che hanno una forma strana, hanno questa forma arrotondata perché sono i comandi che vanno inseriti per primi, quindi sono i comandi che daranno il via all'esecuzione di tutti gli altri blocchettini che noi metteremo agganciati a questo dentino che sporge. Come avete visto, io ho preso il comando dalla libreria dove ho a disposizione, ho un'esposizione di tutti i comandi che posso usare e sono andata a prendermi solo il comando che mi serve, trasportandolo semplicemente in questa zona di programmazione, che è il mio tavolo di programmazione. Il mio banco degli attrezzi, sostanzialmente. Tutto ciò che io faccio sul mio banco degli attrezzi lo vado a vedere poi in riproduzione su una schermata qui sulla destra, su uno stage, sul palcoscenico, dove io vedrò esibirsi i miei personaggi, che in questo caso ne sono tre. C'è Sprite 1, c'è la nuvola e c'è Egg, che in realtà io ho tramutato in gocce. Qualcuno, vedo che Tommaso, ha notato che c'è una goccia sospesa in aria, quindi anche questo è qualcosa di poco naturale che dovremmo andare a sistemare. Ok, partiamo dal gatto, quindi andiamo a guardare i suoi comandi.
Il comando bandierina mi dice che una volta messo in esecuzione il programma, quindi una volta schiacciato qui su una mia bandierina, io dovrò aspettare mezzo secondo e poi passare al costume seguente, inserito in un ciclo di ripetizione che mi dice per sempre. I comandi di control, appunto, li trovo in questo cassettino arancione qui. E sono tutti i comandi che mi regolano i tempi e le ripetizioni. Quindi, per esempio, io ho i comandi fatti a forma di bocca che mi permettono di mettere in esecuzione continuamente, quindi di creare un ciclo su che cosa? Sul comando che io ci andrò ad inserire all'interno. Quindi, se io gli dico per sempre passa al costume seguente, lui continuamente cambierà outfit del mio gatto. Andiamo nei costumi e vediamo quali sono questi outfit. Allora, io ho il costume 1 che me lo mostra qui, quindi mi mostra il primo disegno del gatto, e ho il costume 2 che mi mostra il gatto con una zampetta piegata. Se io alterno questi due costumi con un certo tempo, io andrò a vedere il mio gatto camminare. Ed è un po' quello che io gli ho detto di fare, cioè gli ho detto quando clicco su una bandierina, per prima cosa tu attiva questo passaggio successivo, però c'è un'attesa che è inserita in un modo un po' particolare. Qualcuno di voi saprebbe dirmi come correggere questo codice? Per fare in modo che il mio gatto non abbia questo comportamento strano, ma che, per esempio, faccia un passo, quindi vede apparire il primo costume, poi aspetta un pochino, poi appare il secondo, aspetta un pochino, poi appare il primo e così via. Come posso fare per far questo? Dovrò inserire una pausa, quindi un'attesa, e il comando di attesa ce l'abbiamo già qui attaccato, ma lo posso prendere qui all'interno del control. Questa attesa però io la dovrò andare ad inserire all'interno del mio per sempre, in questo modo qui. Quindi cosa succederà? Che quando io farò un clic sulla mia bandierina, il mio gatto adesso lo vedrò proseguire in modo migliore. Bene. Oh, vedo che Marciano ci sta scrivendo di spostare il comando passa al costume seguente sia sotto una freccia che sotto una freccia destra. Quello è un altro modo di procedere. Esatto, allora andiamo ad osservare gli altri due blocchi di codice, quindi gli altri due algoritmi che ci sono all'interno del mio primo sprite, quindi dei comandi dedicati al mio gatto. Ho altre due situazioni di partenza, una che mi dice quando si preme il tasto freccia su e un'altra che mi dice quando si preme il tasto freccia destra. Allora, gli dico che quando premo il tasto freccia su, il gatto deve puntare in una determinata direzione e fare 10 passi. Invece, quando premo il tasto freccia destra, il gatto deve puntare nella direzione destra, che è indicata da una freccia, e fare anche questa volta 10 passi. Infatti, io schiacciando una freccia destra, vedrò il mio gatto andare verso destra. Ma per farlo tornare nella parte opposta, nella direzione opposta, io provo a schiacciare una freccia che mi verrebbe intuitivamente di schiacciare, provo a schiacciare la freccia sinistra e non succede niente. Come mai? Il segreto lo trovo qui. Perché probabilmente quando io ho programmato il gatto, non mi sono accorta che al posto di mettergli una freccia sinistra puntando in direzione sinistra,
Esatto, mi sta scrivendo Antonino. Quando si preme il tasto freccia sinistra, non il tasto freccia su. Ho sbagliato freccia, quindi mi sono confusa. Invece di dirgli di usare una freccia sinistra, gli ho detto di usare una freccia su. E infatti il gatto si muoveva se io schiacciavo una freccia su, cosa che non deve succedere perché io voglio che deve andare a sinistra. Ok, quindi adesso con il tasto freccia sinistra si muove a sinistra, con il tasto freccia destra va verso destra. Benissimo. Qualcuno mi suggeriva di inserire al di sotto dei comandi freccia destra e freccia sinistra delle ripetizioni per impostare il cambio di costume. Per esempio, gli posso dire, invece di farglielo fare continuamente il cambio di costume, io vorrei farglielo fare soltanto quando effettivamente il mio personaggio si sta muovendo. E come posso fare? Intanto mi stacco questi comandi qui. Il per sempre non mi serve più e gli dico che quando premo il tasto freccia sinistra, ripeti 10 volte questa cosa qui. Vediamo che succede. Il gatto cammina, però mi fa 10 passi e poi ripete per 10 volte, passa al costume seguente. Non mi permette di fare un passo in più, cioè uno spostamento in più, fino a quando non avrà finito di ripetere continuamente, questo passaggio successivo. Allora mi suggeriscono, i 10 passi vanno messi dentro al ripeti con un solo passo. Allora proviamo nel modo in cui mi dite voi. Allora io gli dico, ripeti 10 volte, fai un passo, che sarebbe come dirgli fai 10 passi, e ogni volta passa al costume seguente. Vediamo adesso come funziona. E io lo vedrò pian piano avanzare, avanzare, avanzare. Il mio micio. Se io provo a togliere l'attesa, lo vedrò avanzare più velocemente. Però mi dà lo stesso problema di prima e quindi provo a ridurre questa attesa. Per esempio, gli metto 0,2 e adesso direi che si comporta meglio. Oppure questa cosa la posso fare in modo un po' più controllato utilizzando i messaggi. Ma ai messaggi ci arriviamo fra un pochettino. Intanto vi lancio come sfida iniziale, dato che avete il mio progetto, lo potete remixare, quindi potete partire dalla base del mio e andare a implementare il mio codice, a sistemare per bene i comandi di movimento del nostro gatto. Marcello ci dice meglio senza ciclo, aggiungendo solo il passacostume come prima istruzione. Provateci e poi mi dite cosa ne viene fuori. Intanto, al gatto poi magari ci torneremo. Ci spostiamo su una nuvola. Andiamo a vedere i comandi della nuvola. Allora c'è scritto: quando clicca su bandierina, usa stile di rotazione sinistra-destra e poi per sempre. Fai 10 passi e rimbalza quando tocchi il bordo. Allora, qui abbiamo inserito due comandi nuovi che non abbiamo visto, sono azzurri, quindi questi comandi si troveranno all'interno del cassettino del movimento. Una cosa che non vi ho specificato, per chi magari ha le prime armi con Scratch, è che i 10 passi di Scratch non sono una passeggiata, come abbiamo visto prima, ma è uno spostamento di 10 unità che compongono lo schermo in cui si sta muovendo il nostro personaggio, in cui poi vediamo muoversi e animarsi tutti gli altri. Quindi, quando io gli dico fai 10 passi, lui si sposterà contemporaneamente di 10 unità. Non lo vedrò in modo progressivo compiere questa passeggiata. Fate attenzione molto a questa cosa qui.
Poi abbiamo, come vi dicevo, i comandi. Usa stime di rotazione sinistra-destra, che non abbiamo ancora esplorato, e il comando rimbalza quando tocchi il bordo. Ok, allora, usa stime di rotazione sinistra-destra ci permette di impostare il modo in cui il personaggio, una volta colpito il bordo, quindi quando torna indietro, il modo in cui si deve orientare, cioè può capovolgersi totalmente quando colpisce il bordo, oppure può orientarsi, cioè voltarsi verso destra o verso sinistra senza capovolgersi, o addirittura può camminare tornando indietro, ma guardando sempre in avanti, un po' come faceva Michael Jackson, no? In Moonwalking. Ok, allora quando noi scendiamo lo stile di rotazione dobbiamo aprire questo menu a tendina e andare a scegliere tra tutti i parametri che ci vengono quello che più preferiamo. Quindi la nuvola, vedete, sta usando uno stile sinistra-destra e si comporta in questo modo. Se io mi dicessi di non ruotare, vedete, lo devo dire qui chiaramente. Se io mi dicessi di non ruotare, vedete che lei non subirebbe alcun tipo di modifica. Se io invece le dico può ruotare, guardate cosa succede. La nuvoletta si ribalta addirittura. Questo può essere utile quando noi dovremo andare ad impostare altri comandi di altro tipo all'interno di Scratch, ma in questo caso io direi di usare sinistra-destra, che forse è un comportamento un po' più naturale. All'interno del codice della nostra nuvoletta non c'è un vero bug, ma abbiamo una cosa che non abbiamo preso in considerazione. Se noi ci spostiamo nella sezione costumi, vedete che tra tutti i modi che ha di apparire la nostra nuvoletta, nel nostro codice noi ne vedevamo soltanto uno, e questo è un peccato perché se noi mettessimo in riproduzione i costumi della nostra nuvoletta, ma potremmo vedere, somigliare meglio a quella che realmente è una nuvola. Per fare questo, cosa dobbiamo fare? Lo sapete, l'abbiamo già visto prima, ci creiamo un'altra situazione, va bene anche la stessa bandierina, e le diciamo che quando si clicca su una bandierina, continuamente, quindi ci andiamo a pescare il nostro per sempre, lo mettiamo qui. Continuamente cambia il costume, quindi passa al costume seguente. Ovviamente anche qui dovremo impostare il tempo di dell'alternarsi di questi costumi, di questi outfit della nostra nuvola. Come lo facciamo? Andiamo in controllo, ci prendiamo una pausa e ne diciamo: attendi pochissimo, 0,2 secondi, quindi basta davvero pochissimo per darci un effetto il più naturale possibile. Perché non lo stiamo vedendo adesso? Ricordatevi sempre, ogni volta che fate una modifica all'interno di un ambiente di programmazione di Scratch, di schiacciare su stop e di rimetterlo in esecuzione da capo. Soltanto in questo modo voi potrete vedere le nuove modifiche effettivamente in esecuzione. E ve ne accorgerete anche perché quando i comandi sono in esecuzione sono evidenziati intorno, ok? Quindi vedete adesso la nostra nuvoletta è sicuramente più carina. Ok, ritorniamo in Eggs. Oh, queste qui in origine erano delle uova. Se ci fate caso, io ho fatto in modo che queste uova avessero delle dimensioni ridotte, le ho cambiato colore, quindi sono andata qui all'interno di costumi e vedete, ho colorato di azzurrino soltanto il primo costume, perché effettivamente è quello che sto usando. Gli altri costumi io li posso eliminare, così non ci imbattiamo in errori che non vogliamo. Che cosa ho fatto qui? Questo tra tutti e tre è forse lo sprite, quindi il personaggio di Scratch un po' più complesso. Allora io gli ho detto che quando si clicca su una bandierina, quindi quando avvio il mio gioco,
continuamente devo aspettare un numero a caso tra 0,2 e 0,5 secondi. Che vuol dire questo comando? Questo comando lo trovo all'interno di operatori e mi permette di scegliere un numero casuale tra un minimo e un massimo che io gli vado ad impostare. Quindi in questo caso io gli ho detto, puoi scegliere un numero che va da 0,2 a 0,5 secondi. Quindi può, ciò che avviene dopo può succedere dopo 0,2 secondi, dopo 0,3, dopo 0,4 e 0,5. E lo decide di volta in volta in modo casuale, scegliendo tra un minimo e un massimo. In questo caso di secondi, ma questo stesso comando io lo posso andare ad incastrare in ogni tipo di sezione numerica, per esempio all'interno dei passi, all'interno delle rotazioni, dei gradi e così via. Quindi ho detto che continuamente, con un'attesa regolata da questo numero casuale, devo creare un clone di me stesso. Nel momento in cui io vado a creare una pioggia, potrei andare a crearmi tanti sprite quante voglio che siano le gocce, ma vi rendete conto che a quel punto una sezione qui degli sprite, dei miei personaggi, diventa ingestibile. Oppure, dato che queste gocce in qualche modo devono comportarsi tutte, tutte nello stesso modo, ne posso programmare una e poi posso creare tante copie. E questo Scratch è potentissimo perché mi semplifica tantissimo la programmazione. Dov'è il bug qui? Qualcuno di voi l'aveva già scovato prima. Allora, cosa succede? Che per ogni clone, quindi per ogni copia che io vado a creare, raggiungo la nuvola MEI. Punto in direzione 180, se vado a guardare all'interno del cursore, qui ho una freccetta che punta verso il basso, quindi ok, e per sempre faccio 100 passi, faccio, scusate, 10 passi. E se sto toccando il bordo, allora elimina questo clone. Quindi cancello una goccia soltanto quando ha toccato terra. L'errore più visibile che c'è è il fatto che c'è questa gocciolina sospesa in aria che non ci torna per niente, quindi la dobbiamo togliere questa gocciolina. Come facciamo? Possiamo dire al nostro sprite che di agire sul modo in cui si mostra o si nasconde. Stavo leggendo il commento di Davide che ci dice: prima del per sempre devo inserire un blocco nascondi, cioè devo nascondere questa goccia fino a quando io non voglio che appaia. E per fare questo devo regolare i suoi comandi di aspetto. Quindi ritorno nel cassettino viola qui. E se scendo un pochettino, oltre a tutti gli effetti grafici che io posso andare ad impostare, c'è il comando mostra e il comando nascondi, che sono utilissimi in questo caso. Allora io gli posso dire che quando clicco su una bandierina, come prima cosa, nascondi lo sprite. E guardate un po', adesso le gocce non si vedono più. Quindi io così sto nascondendo sia il personaggio principale che tutti i suoi cloni. Quindi in realtà adesso qualcosa sta succedendo, però io non lo posso vedere perché l'ho nascosto. Posso però mostrare le singole gocce dopo avergli detto di raggiungere la nuvola e di puntare nella direzione giusta. Quindi inserisco un mostra qui e adesso guardate un po'. Una goccia fissa non ci sarà più, ma ci saranno soltanto i singoli cloni che si ripeteranno nello schermo. Raggiungeranno istante per istante una nuvola che intanto ha cambiato posizione e precipiteranno verso terra. Cosa
cosa posso fare in più? Queste goccioline, se ci fate caso, cadono verticalmente, ma sono disposte in orizzontale. Questa cosa non ci piace molto. Possiamo andare a sistemare una loro direzione. Quindi, mastino di rotazione che prima abbiamo impostato attraverso il codice, adesso noi possiamo impostare anche qui tra i comandi dello sprite. In particolare, nella sezione direzione, io posso andare a dirgli di non ruotare, ma semplicemente. Cioè non di ruotare, ma semplicemente usare uno stile di rotazione sinistra-destra e quindi ne vedo adesso scendere e precipitare nel modo opportuno. Ok, un'altra cosa che possiamo fare, tornando al gatto, è impostare i suoi movimenti in modo migliore e più fluido per noi. Invece di usare le situazioni di partenza, quando premo il tasto freccia sinistra e quando premo il tasto freccia destra, adesso io questi comandi me li butto, gli posso dire che quando clicco su una bandierina, per sempre, quindi continuamente, se sto toccando il tasto freccia destra, comportati in un modo. Se invece sto toccando il tasto freccia sinistra, devi comportarti nel modo opposto, cioè devi dirigerti nella direzione opposta. Per fare questo dovrò andarmi a creare due condizioni. Quindi mi vado a prendere due comandi, se e allora, oppure me ne prendo uno soltanto e inizio dal primo. E gli dico se che cosa? Vado in sensori perché è questa una sezione di interazione tra noi che stiamo giocando e il computer. E anche una sezione in cui noi possiamo impostare le interazioni tra più personaggi, per esempio in questo caso qui, cioè andando a scegliere se sto toccando un altro personaggio. Potete andare, per esempio, in questo modo a stabilire un punteggio, per esempio, ogni volta che il gatto verrà colpito da una goccia aumenteranno i suoi punti e potete in questo modo andare a implementare i vostri giochi. Ma noi dobbiamo adesso dedicarci ai movimenti, quindi se sto toccando una freccia a destra, io dovrò dirigermi, io gatto, dovrò dirigermi verso destra. Guardate qui, c'è tra tutti i comandi proprio il comando che mi permette di programmare le condizioni dei tasti, quindi mi dice tasto premuto, io vado a scendermi il tasto freccia destra, ecco qui, e lo inserisco all'interno di questa sezione esagonale che è a forma di una pietra preziosa, di una gemma. Tutto questo blocchettone me lo porto dentro il per sempre e quindi mi dico che continuamente lui dovrà fare questo controllo, cioè se sente che il tasto freccia destra è premuto, allora dovrà dire al gatto di muoversi di 10 passi. Invece, se il tasto freccia sinistra è premuto, dovrà comunque spostarsi di 10 passi, ma devo impostargli anche in questo caso una direzione, quindi gli dovrò dire che con il tasto freccia destra dovrà dirigersi verso destra. Invece, con il tasto freccia sinistra dovrà andare verso sinistra. E così, per tutto il tempo in cui io terrò schiacciata una freccia destra e una freccia sinistra del mio schermo, vi accorgerete facendolo che il gatto si sposta progressivamente in modo migliore e più armonico, diciamo. Ci dice Davide, su una goccia puoi mettere, se sto toccando il colore marrone, allora nascondi una goccia. Esatto, cioè in questo modo sembra che una goccia vada sottoterra. Io ritorno qui. E correggo anche volentieri questo suggerimento che ci ha dato Davide. Gli posso dire che se sto toccando il bordo, ok, allora elimina questo clone, ma gli posso anche dire, prima di questo,
Se sto toccando il colore, e attenzione adesso perché per scegliere il colore io posso andare a prendermi, vedete, con questa sorta di lente di ingrandimento, proprio il colore che io voglio toccare. Quindi adesso io ho acquisito il colore del pavimento e gli dico che se sto toccando il colore marroncino, o nascondi oppure gli posso dire elimina lo stesso questo clone. E a questo punto guardate un po' che succede. Io faccio ripartire i comandi e vedete che adesso le gocce scompaiono prima. Posso addirittura eliminare, se sto toccando il bordo, elimina questo clone. Perché? Perché questa è un codice inutile in questo caso. Le gocce, precipitando sempre verso il basso, non arriveranno mai ad incontrare il bordo perché verranno eliminate sempre prima dalla terra che trovano prima di incontrare il bordo, che è la fine del nostro schermo. Benissimo. Altra cosa che possiamo fare. Avete dei suggerimenti? Avete delle curiosità? Ok, io lascio qui. Per esempio, altra cosa che possiamo fare è possiamo decidere che le gocce che verranno fuori dalla nuvoletta ogni volta avranno una dimensione diversa. Come possiamo fare per far questo? Noi adesso abbiamo una dimensione fissa di questo sprite, però gli possiamo dire che ogni volta che uno sprite viene clonato, deve avere una dimensione diversa. Quindi gli posso dire porta dimensione prima di mostrarsi al 100% è troppo grande. Gli posso dire porta una dimensione a un numero a caso tra 20 e 40. Provo a stoppare e a riavviare e in questo caso dovreste vedere le goccioline cambiare di dimensione. Il gatto non cambia costume. Perché il gatto non cambia costume? Perché non gli ho detto di cambiarlo, quindi posso impostare i comandi di modifica del costume dentro al mio blocchettone del per sempre e organizzarmi in modo opportuno per permettere al gatto di camminare, quindi di cambiare costume soltanto nel momento in cui io ho il tasto freccia destra e freccia sinistra schiacciati. Questo ve lo lascio a voi come compito. Sarei felicissima di vedere i vostri progetti e le vostre implementazioni del mio di progetto. Io vi ringrazio tanto per questo breve workshop che avete seguito insieme a me, quindi sono molto contenta di avervi visti così partecipi. Spero che questo appuntamento vi sia piaciuto. Io vi saluto. E vi auguro una buona serata. A presto e buona Maker Faire. Ciao a tutti.